Di questo mercoledì, mi sto già confondendo perché il mercoledì forse è la prima volta che mi presento live. Se non ci sarà nessun presente, non è un problema, posso lasciare registrato quello che ho da comunicare oggi. E conforme avevamo parlato anche con Anna, avremo dato inizio a uno studio sulla filosofia spiritista. Non so chi di voi davvero, si è mai buttato, per così dire, nello studio e nell'approfondimento di questa tematica. Se ne parla molto in Italia, ce ne sono testi recenti e meno recenti, ma ci sono pochi invece che approfondiscono anche quello che succede in altri paesi oltre all'Italia. Ed era un po' su questo che mi sarebbe piaciuto parlare con voi in questo pomeriggio. Quindi, e vediamo perché c'è Anna che mi chiamava, ma speriamo che lei riesca a collegarsi, forse è più semplice parlarci in diretta. Intanto saluto, anche se vedo user, forse era Anna stessa. Vediamo un po'. Se così fosse, solo scrivere che è più semplice. O sarebbe più semplice, diciamo così. Allora, io vorrei chiedere a chi sta salutando se sa la tematica di oggi, innanzitutto, se puoi scrivere. Tra voi che state salutando, se sapete di co cos'è la nostra tematica di oggi, se conoscete qualcosa in merito, sarebbe già un buon punto di partenza. Wow! Allora c'è qualcuno che sa che cos'è la filosofia spiritista? La scienza e filosofia dello spirito, come noi chiamiamo affettuosamente? Questo sarebbe bene saperselo. Al di là, e ringrazio dei vostri saluti, del buon pomeriggio, eccetera. Ma vorrei sapere, se tra di voi che vi state collegando adesso, qualcuno conosce la scienza o la filosofia dello spirito? Per adesso non ha risposto nessuno, né di sì e né di no. Sai perché? Perché è di fondamentale importanza saper direzionare. Mi pare che questo spazio sia dedicato a una nuova iniziativa di Fox chiamata Lux, con un nome anche un po' pomposo di università, ma comunque è un universo di studi, di tanti studi, di tante discipline probabilmente. E a me è stato affidato comunque per il momento la questione della scienza e filosofia dello spirito. Ed è per questo che vi domando se vi conoscete, è importante. Ah, ok. È già qualche cosa sapere che è la prima volta che sente parlare di questo. C'è già una persona che dice che è la prima volta. L'altra dice che è curiosa di sapere che cosa fosse. Questo non conosce l'argomento. E questo è davvero una cosa molto interessante in partenza e per me estremamente utile perché sapere. Avere un dialogo con chi ha già iniziato e sta solo proseguendo e vuole approfondire è un conto. Con chi non è mai stato a contatto, non conosce, è a principio e vuoi saperlo, ok? Sì, sono stata a Bari, è vero. Qualcuno commenta che sono stata a Bari ed è vero. Ho visitato alcune città, tra cui Bari, ed è stata un'esperienza molto piacevole, anche se è stata una giornata di pioggia. E quindi non ho potuto girare molto per la città, conoscere solo in modo magari un pochino più superficiale, ma è stata comunque una bellissima esperienza e ringrazio ancora oggi le ragazze di Bari che mi hanno invitato e mi hanno dato questa opportunità, diciamo così. Oh, ma oggi veramente questa cosa di Fox mi sta rendendo la vita un po' difficile, vediamo se lo trovo di nuovo qui.
Vediamo, ma non mi salta fuori, non so come mai. Pazienza. Allora, c'è scritto: Lux deve servire proprio a formare le persone sulle teorie degli argomenti che vengono trattati. Perfetto. È un cammino spirituale che aiuta ad avvicinarsi al mondo dello spirito. Perfetto. Già mi basta, adesso mi è anche più semplice. Allora, io sono di origine brasiliana, però ho cominciato a interessarmi maggiormente di questa tematica quando ero in Italia, cioè quello che di cui mi interessavo mentre ero in Brasile era quello di cui vi interessate tante voi, della dottrina cattolica, della conoscenza, approfondimento, eccetera, eccetera. Più nello specifico della dottrina spiritista o della filosofia spiritista, se vogliamo, ho cominciato a interessarmi maggiormente in Italia, giustamente a causa di fenomeni medianici a cui sono stata coinvolta. Io ho notato da allora in poi, quando ho cominciato a approfondire la tematica, ho cominciato a studiare maggiormente, che molte persone si avvicinano a queste tematiche. Molto spesso, per non dire la maggior parte delle volte, o per esperienze personali medianiche, oppure per tentato contatto con persone disincarnate, parenti, conoscenti, eccetera. Tuttavia, ciò che ho riscontrato negli studi, che dicendo, a partire dall'Italia sono andata in Brasile, ho cominciato a studiare, poi sono tornata in Italia, eccetera, eccetera, noi non ci fermiamo nell'aspetto unico della medianità, ma giustamente in un compendio di informazioni che si apre proprio come un ventaglio, dove la medianità ne fa parte, anche se non è il punto principale, diciamo così. Ok? È parte integrante, ma non è quella principale. Allora, vi farò vedere adesso un libro molto semplice che si chiama Lo spiritismo per tutti. È stato scritto, compilato, se vogliamo, perché ha preso anche brani di altri libri, da un autore brasiliano che si chiama Luiz Hu. Luiz Hu, anzi, lo ha fatto in Brasile, è di origine peruviana, però vive in Brasile da molti anni, dove si è dedicato, è un ricercatore, è un studioso, così come sono anch'io per altri versi, e ha scritto questo libro per i ragazzi. Sono lezioni è molto, molto carino. Ogni fascicolo, sono tre fascicoli in italiano, anzi quattro fascicoli in italiano, e ogni fascicolo di questo ha circa di 8 lezioni. Quindi il mio intento in ogni incontro è quello di proporre una lezione a incontro. E quindi vediamo. Il primo testo, la lezione di oggi, è quella che riguarda proprio la base, l'inizio e il principio della conoscenza spiritica. Ed è questo che vi farò vedere. Se riesco a condividere questo schermo come si deve. Ecco qua, condividi. Una cosa che vi chiederei per cortesia è se mentre io parlo adesso, se mentre vedete lo schermo, continuate a sentirmi, perché ho già usato questa piattaforma 3 volte e mi ha fatto degli scherzi non indifferenti. Ok? Perché quando io parlavo, o quando facevo condividere un'immagine, la mia voce in passato spariva. E quindi non vorrei avere un problema del tipo adesso. Mi piacerebbe che poteste vedere e sentirmi tranquillamente senza problemi, ok? E questo è l'intento. E voilà. Ah, ecco, adesso forse sono riuscita a capire un qualcosa che mi può aiutare anche a seguirvi meglio. La tecnologia è ottima, eccellente per chi la sa usare e per chi riesce a imparare con successo, che non è ancora il mio caso. Però se mi sentite benissimo, grazie mille, mi è già un aiuto. E vedete anche lo schermo dove c'è scritto principi spiritisti, perché io non sto riuscendo a entrare nella pagina di Fox, quindi io non so che cosa state visualizzando. Per me questo è importante. Ok, grazie mille, è stato un grande aiuto. E voilà. Allora, principi spiritisti. Ora ci riprovo e vediamo se adesso l'audio c'è.
Ho riprovato, sono già di nuovo online. Vediamo se c'è l'audio. Vediamo se c'è l'audio. Ora si sente. Io vorrei chiedere per cortesia di fare una prova, per gentilezza. Se l'audio va via solo perché condividiamo lo schermo, se così è, non condivido più e non vi faccio più vedere, ok? Quindi io metto una condivisione e mi fate sapere se si vede e se si sente ugualmente, anche in vista della condivisione. Per gentilezza, scrivetemi cosa si vede e se si vede e si sente. Ok. Speriamo rimanga così. Così doveva essere fin da principio. D'accordo, grazie mille. E quindi proviamo. Allora, stavo dicendo che la filosofia spiritista ha per principi che il fatto di essere una scienza, una filosofia, e con caratteristiche morali, di conseguenze morali, pertanto non è una vera e propria religione, in quanto non ha dogmi, non si utilizza né di paramenti, non si utilizza di niente che sia collegato, istituzionalmente parlando, di una religione. Non ha sacerdoti, non ha dei culti particolari, non ha delle canzoni particolari, eccetera. L'espiritismo ha sì dei testi base, testi di studio, il cui primo e principale rimane il Libro degli Spiriti, pubblicato nel 1857. E una cosa importante da comprendere qua è questo. Molte cose vengono date, io direi quasi termine, è un po'. Sì, eviterei questo termine, diciamo così, allora. Utilizzano i termini spiritismo per designare tante cose che avvengono, che succedono, tipo sedute spiritiche, laddove non lo sono. E quindi bisognerebbe iniziare col fatto di dare la giusta, non perché lo dico io, ma perché così lo è, un giusto concetto di cosa sia lo spiritismo. E tutto quello che avvenne prima dello spiritismo, okay. Non può essere classificato e riconosciuto come spiritismo perché l'espiritismo è neologismo, è una parola inventata con un significato ben preciso da Allan Kardec nel 1857. Quindi quello che avveniva prima poteva essere religione, filosofia, poteva essere espressione medianica di vario genere e altri tipi di scienza, ma non era né scienza spiritica e non era né spiritismo. Questo è importante capire perché nei testi che riguardano la storia dell'espiritismo in Italia si dà per certo che l'espiritismo ha avuto inizio all'inizio del 1850-1852 e è così, diciamo così, in parte, cioè quello che era la fenomenologia che divenne poi conosciuta come spiritismo ha avuto inizio più esattamente come registro, non perché non ci fosse stata prima, io sto parlando in termini di registro, di materiale scritto e studiato nel 1848 con le sorelle Fox negli Stati Uniti, perché sono stato un caso di queste sorelle che udivano del rumore, dei colpi al muro di casa loro e loro stessi, molto giovani, hanno cercato di stabilire intuitivamente, istintivamente, un rapporto di contatto con questi colpi. Addirittura già allora stabilendo che un colpo era sì e due no, per costituire almeno una risposta alle loro domande, ancora prima di stabilire un contatto, un numero di colpi per capire quale lettera dell'alfabeto o quale parola si potesse costituire. Quindi noi abbiamo qui già un errore di base che dire che quello che è avvenuto prima del 1850 è spiritismo e dopo quello che è spiritismo inteso
come evocazione dei morti o solo la comunicazione attraverso i tavolini, cose del tipo di cui la filosofia spiritista si è utilizzata all'inizio per il studio, ma non si è soffermata e ha definito per il spiritismo ben altra cosa. E questa è la cosa importantissima da capire, perché questo fa tutta la differenza in un edificio di principi, di comportamenti, di relazione che c'è oggigiorno, direi non solo in Italia ma anche in Europa, e di cui molte cose sono erroneamente spiegate per quello che non lo sono. Ok? Quindi lo spiritismo nasce per disegnare cinque principi basici: Dio, onnipotente, causa primaria di tutte le cose, l'esistenza del mondo oltre la morte non esiste, quindi di un mondo che va al di là del mondo spirituale, la comunicazione tra i mondi, la vita anche negli altri pianeti, la possibilità di studio e di interrelazioni e la reincarnazione. Quindi, cinque principi basici, basilari, che Allan Kardec ha ritrovato, non trovando un termine che potesse contenere queste informazioni, accettare questi principi, ha dovuto crearne un altro, perché quando, del tempo di Allan Kardec, c'era sì il termine spiritualismo, ma non era completo abbastanza, perché non tutti gli spiritualisti credono alla continuità della vita e credono alla reincarnazione, alla comunicazione tra i mondi e alla vita in altri pianeti. È importantissimo capire questa base perché fa la differenza in tutto il resto e ti pone in una veduta molto diversa rispetto a quello che si è visto ancora oggi e rispetto a quello che continuerete magari a leggere in qualche testo pubblicato, in qualche testo anche già conosciuto. Tuttavia, se non si legge, o meglio, se non si studia e se non si ha per base il libro degli spiriti, non si conosce che cos'è lo spiritismo. Non si conosce che cos'è la filosofia spiritista. Non si conosce che cosa sia la scienza e filosofia dello spirito. E questo vorrei forse molto più chiaro, fosse chiaro, ma per una vostra comprensione. E non è nemmeno uno studio che ha un inizio, un mezzo e una fine. Esattamente. Può avere un inizio con un testo che è stato scritto, quindi non è una conoscenza tramutata per via orale, che una persona dice all'altra, che dice all'altra, che dice all'altra, come è successo con alcune dottrine e alcune anche forme ritualistiche del passato, che non hanno un testo basilare, che non hanno una formazione, hanno semplicemente un sentito dire. No, lo spiritismo non è sentito dire, ok? Lo spiritismo è studio, è ricerca, è comprova, anzi, c'è una frase molto emblematica e che è una delle frasi principali dell'espiritismo. La fede incrollabile è solo quella che può comprovare, cioè quello che dice, in ogni tempo della umanità. Cioè, la fede è qualcosa che tu devi comprendere. La filosofia spiritista non dice devi credere per fede. No, tu devi comprendere, devi capire. E poi avrà fede perché hai capito. Perché la fede è una conoscenza e dovrebbe esserne una certezza e non dovrebbero esserci dei dubbi. Quindi non deve essere una fede cieca, deve, come dice il spiritismo, una fede ragionata. Si deve ragionare, pensare, capire. E quindi e qui incominciamo dunque a mettere i punti sulle i per poter capire i principi spiritisti, e questo solo in partenza. Quando dico che non ha un fine, perché? Perché come scienza, la scienza continua a progredire continuamente. E pertanto Allan Kardec diceva che quello che gli spiriti le avevano portato in quegli anni,
Non era tutta la scienza spiritista, perché la scienza spiritista accompagna la scienza umana e quindi si evolve. E perché evolve? Evolve nel senso per noi sulla Terra. Nell'al di là loro già la conoscono, ma noi sulla Terra non conosciamo tutto quello che c'è dell'al di là. Allora, l'al di là sa tutto quello che c'è sulla Terra. Noi che siamo sulla Terra sappiamo ben poco o solo in parte di quello che c'è nel mondo dello spirito. E pertanto sarebbe stato necessario che attraverso gli anni la scienza nostra ufficiale, convenzionale, ordinaria, come vogliamo chiamare, andasse pian piano scoprendo nel nostro mondo, dando un nome, dando una classificazione a dei fenomeni che fino a prima o giorno prima non si conosceva. Quindi molte cose dettate dagli spiriti allora e studiate nel libro degli spiriti, studiando era un po' difficile comprendere perché parlava di cose che c'erano nel mondo spirituale, ma non ce n'erano ancora tutte nel nostro mondo fisico, fenomenico, materiale. Quindi è per questo che man mano che la scienza evolve, lo spiritismo si confronta, cioè tu hai una nuova scoperta, tu ritorni nel libro di Kardec e trovi che quella cosa c'era, magari non c'era un nome definito, perché neanche loro sapevano definire, non sapevano che nome avremmo dato sulla Terra, ma sapevano che noi l'avremmo scoperto. D'altronde, lo stesso pensiero accompagna Gesù. Gesù ha detto che lui non avrebbe potuto dire tutto all'uomo di allora perché non l'avrebbero compreso, che sarebbe necessario che arrivasse poi un'altra rivelazione, perché la prima rivelazione era stata Mosè, Mosè e poi Cristo. Quindi lui diceva che doveva venire un'altra rivelazione che sarebbe un consolatore, e questa rivelazione avrebbe spiegato ciò che allora, al tempo di Gesù, l'uomo non aveva capito. E da lì che poi nasce il Vangelo secondo lo Spiritismo, tradotto così in francese come è nato, tradotto così in portoghese, mentre in Italia è stato tradotto il Vangelo secondo gli Spiriti, ma il libro è sempre lo stesso, è sempre firmato Allan Kardec, ma come chi ha compilato, chi ha organizzato, e in realtà dei fatti le informazioni non sono di Kardec, ma provengono dal mondo spirituale, attraverso i molti medium dell'epoca con cui Kardec ha collaborato. Premessa, non mai, no e mai un unico medium. Un unico medium può sbagliarsi, può essere tratto in inganno anche dal mondo spirituale. Le comunicazioni medianiche adesso di parlo, che arrivano anche attraverso lo spiritismo, dovrebbero essere confrontate con altri medium, con altre conoscenze. Noi non siamo infallibili, noi siamo fallibili. Quindi io oggi sono qua e vi sto parlando e portando una tematica. Domani posso anche impazzire, prendere un'altra strada, cominciare a interessarmi di un'altra cosa, avere un problema di salute che mi porta a pensare e ragionare in altri modi. Oggi io sto in questo compito, credo fermamente, per fede ragionata, cioè come Giuda, che non Giuda, come Tommaso, che scusa, ho toccato con mano, ma posso andare fuori di testa, posso dare i numeri. E allora non dirò più magari cosa con cosa, verrà un'altra persona. Questo sta per dire che una verità, quando è verità, arriva da diverse fonti e non dipende di una unica persona. Pertanto, la conoscenza spiritista non dipende solo da me, come non dipendeva solo dal Kardec stesso. Il cristianesimo sì, l'ha portato Gesù, ma sono stati poi altri a portarlo avanti. Noi abbiamo conosciuto il cristianesimo nel nostro tempo, non grazie a Gesù, tra virgolette, a Paolo di Tarso, che ha fatto suo gli insegnamenti di Gesù e ha portato dalla nostra parte. Paolo è venuto a morire a Roma, no? Gesù nel suo ambiente della Palestina, però era tutto in base all'insegnamento di Cristo. Questo non ci piove, questo è corretto.
Ok, ma è arrivato ai nostri giorni più facilmente grazie alle strade dell'Impero Romano, perché se no nessuno trovava neanche fosse l'Italia, a tutte le rotte delle navigazioni, agli studiosi dell'epoca, e così Paolo è potuto arrivare anche a Roma. Allora, queste basi sono fondamentali per conoscere la dottrina spiritista. Sì, perché e lo spiritismo è conosciuto come la seconda rivelazione, cioè quella del Paraclito Consolatore, quello che è venuto a portare maggiore chiarimento nelle parabole o negli detti che Gesù ha detto all'uomo del suo tempo e che non è stato magari molto chiaro perché ci mancavano ancora parametri, metodi di paragoni per poter meglio comprendere. E nel Vangelo secondo l'Spiritismo che cosa succede? È stata presa la parte morale, cioè quella che riguarda l'uomo, la conoscenza del sé, che c'è nel Vangelo, ok? Quindi non tutta la Bibbia, ma la parte del Vangelo, ed è stata studiata e smiussata dagli Spiriti. Quindi tu troverai nel Vangelo secondo l'Spiritismo un brano del Vangelo canonico con sotto la spiegazione degli Spiriti superiori. Ai giorni nostri, giustamente 1860 è più vicino che 2000 e passa anni fa. Quindi, io oggi in giorno, naturalmente, ci sono anche altri scrittori e spiriti che continuano a complementare questa letteratura. Pertanto, la letteratura spiritista è composta di base dalle cinque opere di Allan Kardec, ok? Primo di tutto, il libro degli spiriti, che parla dei rapporti della nostra creazione, da dove viene l'uomo, perché è nel mondo e dove va, e parla dal punto di vista spirituale, formazione del mondo, eccetera. Poi, il libro degli spiriti è un compendio di informazioni che è stato poi suddiviso in un certo senso e approfondito in altri quattro. Allora incomincia con il libro dei medium, che allora si va a approfondire le questioni della medianità, tipo di medianità, comunicazioni, eccetera, eccetera. Poi nel Vangelo secondo l'Espiritismo, che va a spiegare le scritture sacre e il messaggio vero e proprio di Gesù, ed è per questo che l'Espiritismo non è una religione, perché la parte morale è cristiana, la base dell'Espiritismo è il cristianesimo. Per quanto possono dire che è eretico, che è eresia, che è del diavolo, del demonio, si può dire ciò che si vuole, spiritismo è cristianesimo anche, o anche lo spiritismo è cristianesimo, diciamo così, per quanto riguarda la base morale, perché lo spiritismo ha come guida in questo caso Gesù. E quindi, allora, dopodiché viene cielo e inferno. Che cosa spiega cielo e inferno? Cielo e inferno spiega giustamente quando moriamo, dove andiamo e che cosa succede, che cos'è l'inferno e che cos'è il cielo, secondo gli spiriti. Ed è interessantissimo, dico anche pausatamente, interessantissimo. Ok? Dopodiché viene la Genesi. Profezie e miracoli. La Genesi racconta dunque la parte della Genesi, della formazione della terra, della formazione del mondo da parte del mondo spirituale, quale sarebbe stato il destino, le ere geologiche, i tempi di cambiamento. Quindi la Genesi dedica la parte più scientifica dello spiritismo. Quindi, dopo che si ha già studiato, già dopo che si è studiato i cinque, per quello che ho detto, non c'è una fine, i cinque libri basi. Partono tutti gli altri testi, tutta la letteratura anche contemporanea e più moderna, che però hanno sempre una base, un collegamento con l'origine. L'Espiritismo non può avere una fine, dunque, perché è una scienza e la scienza è in continua evoluzione. E dunque la scienza spiritica è in continua evoluzione. Pensare che sia rimasta come nell'Ottocento è un errore, è un inganno. È stata sì amplificata, completata, diciamo così, senza scartare nulla di quello che è stato detto allora. Tanto è vero che Kardec ha detto che qualora in futuro la scienza comprovasse che lo spiritismo fosse sbagliato in qualche punto, di seguire la scienza, di lasciar perdere lo spiritismo.
Ancora oggi tutto quello che la scienza ha scoperto e ci sta portando si trovano in comune accordo con quello che c'è nei libri dettati dagli spiriti. E quindi vuol dire che per adesso è molto coerente. Ok? C'è una persona che mi scrive: peccato, sono sorda e non capisco. Magari dovreste mettere sottotitoli, eccetera. Non saprei. Già faccio fatica, mi spiace, a far funzionare così com'è. Con i sottotitoli sarebbe ben più difficile. Quindi io mi auguro che questa persona riesca a leggere il testo che cercherò di farvi accompagnare. L'unico mio dubbio è che se io esco e lascio solo le immagini, il mio audio sparisce di una volta per tutte, perché è già successo una volta con questa piattaforma, quindi non vorrei succedesse. Quindi andiamo avanti. La dottrina spiritista si esprime sotto tre aspetti: scienza, filosofia e religione. I principi fondamentali risiedono nel rinnovamento del Vangelo di Gesù al fine di rinnovare anche l'uomo e il suo futuro spirituale. Quindi quello che dice qua, in poche parole, in una frase, è quello che ho spiegato fino adesso con tante parole. Allora, i precedenti, i fenomeni di Hydesville, come dicevo prima, le sorelle Fox, i tavoli giranti, questi della Belle Époque francese, e il lavoro di Allan Kardec, di cui ho già parlato anche. Guardando adesso. Le immagini che c'è sul monitor, c'è scritto lo spiritismo e ci sono due vertenti. A sinistra, se è a sinistra che voi lo vedete, mi lo auguro di sì, c'è scritto Dio. A destra c'è scritto immortalità dell'anima. Allora, lo spiritismo che cos'è? C'è qui una definizione. Scienza che osserva e studia gli spiriti dalle loro comunicazioni e dai loro insegnamenti emerge una filosofia che produce conseguenze di trasformazione morale, religiosa e spirituale negli uomini. Quindi, fin qua è quello di cui abbiamo già parlato. In centro abbiamo un triangolo che unisce scienza, filosofia, filosofia e religione. Ok? Ritornando sempre che lo spiritismo non è una religione, la religione è la base di religioni, nel senso di religare l'uomo con l'alto è sempre Gesù. Poi adesso abbiamo immortali, anzi, torno a sinistra, dove c'è scritto Dio. Intelligenza suprema, causa prima di tutte le cose, una delle basi dello spiritismo. Elementi dell'universo. L'spirito è la materia e sopra ogni cosa c'è Dio e ci risiamo. Legge morale. 10 leggi derivate dalla legge naturale, che è la legge di Dio. Poi, azione degli spiriti nella natura. Gli spiriti sono strumenti di Dio e influenzano la natura. Abbiamo poi a destra immortalità dell'anima. L'esistenza degli spiriti non ha fine. Perfetto. Poi c'è scritto spirito, essere intelligente della creazione divina. Cosa dice lo spiritismo? Siamo spirito. Ci troviamo in un stato di anima, che è un spirito, ok, avvolto da un corpo spirituale e che abita un corpo, quindi anima. Quando saremo fuori dal corpo, saremo spirito. Perispirito, sostanza semimateriale che lega l'anima al corpo fisico. Poi c'è influenza spirituale. Gli spiriti ci influenzano più di quanto immaginiamo. Generalmente ci dirigono. Sì, abbiamo questo rapporto di un connubio della nostra esistenza con il mondo spirituale, dove praticamente. Ah, forse ho trovato un sistema interessante, carino. Guarda, un giorno riuscirò a far capire tutte queste cose qua. Dicevo, tornerò a quello che stavo dicendo. Nel momento che faccio una prova, ecco questa, è questo che ho trovato. Ecco qua. Così il testo è più grande rispetto a me, perché è meno importante che vedete me e più importante che vedete le immagini che c'è sul monitor, d'accordo? E quindi andiamo alla prossima. Vediamo un po' qui che cosa c'è.
Mondi abitati e medianità. Guarda, è molto interessante perché sono due vertenti. Alla nostra destra abbiamo la medianità, a sinistra i mondi abitati. Si è bloccato? Che cos'è che si è bloccato? Oh, Madonna, spero di no. Si riuniscono in centro dove i collanti e i legami è il messaggio cristico. Lo spirito è l'essenza di tutto ciò che è. Grazie mille, proprio così. D'accordo, sono d'accordo anch'io. Ah, ecco, leggo un commento che dice: ah, è un'altra tematica ancora. È difficile, mi dice: scusa, Regina, il film No Solar è stato tolto da YouTube. Come lo spieghi? Grazie. E spiego, scusatemi. Permettimi di fare una parentesi. Ok? Tutto ok? Ok. La parentesi è questa per quanto riguarda il film No Solar. Sì, è stato tolto da YouTube perché esiste una cosa che si chiama diritti d'autore o diritti per l'opera. Ok? No Solar è uno di questi, come tanti altri. Molte persone mettono dei film, dei contenuti su YouTube che vengono poi segnalati, c'è cioè una pista audio, e questo segnala a chi ha i diritti d'autore e chi ha i diritti può toglierlo da YouTube gratuitamente, perché evidentemente è stato un lavoro suo prodotto e che ha un copyright. Quindi se la persona l'avesse pagato, se l'avesse comprato, noleggiato o quello che è, potrebbe naturalmente giustamente usufruire di questo prodotto, così come tante altre, non è solo No Solar. Io, per esempio, faccio molti video e mi piacciono tante canzoni, tante musiche, ma molto spesso, o meglio, mi è già capitato, quando non lo sapevo ancora, la questione dei diritti, che poi i video venissero bloccati oppure venisse tolto l'audio perché era coperto da diritti. Quindi No Solar è coperto da diritti, non dipende da me, ma di chi ha i diritti internazionali. E loro mi hanno già detto più volte che a volte ci mettono un po' di tempo, ma ogni volta che viene messo in un solare, viene caricato in modo illegale, loro lo tolgono dalla circolazione, per così dire. Non a caso, a furia di lottare e di voler portare un solare in Italia, con la nostra associazione ci siamo dati da fare per poter acquistare i diritti di un solare per l'Italia, per poterlo utilizzare e mettere anche in internet regolarmente senza problemi. Quindi la copia ufficiale di No Solar è su Vimeo. La copia su Vimeo è autorizzata e non verrà mai tolta. Ha un piccolo costo di noleggio per la visualizzazione oppure per poter scaricare e avere i film. Punto. In questo caso penso sia abbastanza semplice. Se ci sono qualche altro dubbio, sono qua, rispondo. Ok? Quindi io penso che sia per questo che sia stato tolto da YouTube. Io non l'ho visto neanche ultimamente, ma siccome come si dice, gli editori e proprietari dei film lo avevano già accennato che loro avrebbero fatto questo, quindi deduco che sia per questo. Allora, tornando al nostro titolo qua. Quindi, mondi abitati, medianità. Per quanto parlo di mondi abitati, c'è scritto: tutti i pianeti dell'universo sono abitati. Ecco perché per lo spiritismo esiste vita, ecco qua, in altri mondi. Perché sono abitati. Gli universi sono abitati di altri esseri, non sappiamo bene, ma sì. Poi va giù, c'è giustizia divina, causa ed effetto. E questa è. Ci sarebbe solo un capitolo, un giorno solo per studiare la legge di causa ed effetto, oppure azione e reazione, come si dice in Brasile. Legge divina che governa tutte le azioni degli spiriti. A ogni causa corrisponde un effetto. E quindi ciò che ha una causa intelligente avrà un effetto intelligente. Quindi azioni che noi compiamo oggi avranno poi il suo effetto nell'immediato o più in là, o magari anche in una prossima vita. E questo è che regola anche la legge della reincarnazione, tutta basata sulla legge di causa ed effetto, cioè noi ritorniamo nel mondo in base a quello che abbiamo fatto nell'incarnazione passata.
Siamo, tra virgolette, tarati per venire in questo mondo e fare tutto ciò che dobbiamo fare, che non abbiamo fatto nella vita passata. Migliorare quello che era rimasto pendente, sistemare ciò che abbiamo rovinato, i danni che abbiamo fatto e compagnia bella. E se continuiamo a fare degli inganni, degli errori, li facciamo di peggio, che li troveremo nella prossima incarnazione. Tutto qua. Per un mondo che è eterno, ogni incarnazione, anche se è di 90 anni, è un soffio dinanzi al tempo dell'universo. Quindi loro considerano che noi andiamo, facciamo i conti, facciamo i compiti di casa, vediamo dove abbiamo sbagliato, cosa c'è da migliorare. Ok, beh, allora io ritorno, dovrei fare questo, questo, nascerò in questo paese, ah, vado a vivere in questa famiglia perché io ho da sistemare dei rapporti con quella, con quell'altra persona, farò questo tipo di lavoro, sì, perché almeno così sviluppo l'intelligenza, imparo questo, questo, quell'altro e magari più là potrò avere dei figli. A quel punto faccio nascere tramite me quella persona con cui io ho dei debiti, quella a cui invece lei io ho dei crediti, quella a cui amo, quella a cui odio, a seconda dello stato di coscienza e consapevolezza. Quindi la reincarnazione viene studiata, come si suol dire, a tavolino, non è un caso. Poi ci possono essere delle sfumature, dei casi dove abbiamo avuto più o meno, come si potrebbe dire, una influenza nella pianificazione della nostra reincarnazione. Già che si parlava del film Il Nosso Lar, nel film Il Nosso Lar c'è una scena dove reincarna la mamma di Lysias. Quindi Lysias ci rimane male, eccetera, ma poi deve accettare che la mamma ha deciso di reincarnarsi per aiutare la nipote Eloisa, perché era un spirito legato a lei con molte difficoltà e dopo aver provato addirittura a tornare nel mondo e non è riuscita perché è rimasta in Nosso Lar, eccetera, eccetera, lei sarebbe ritornata con la proposta di essere poi sua madre in una incarnazione successiva per aiutarla. Questo si chiama anche amore. Allora, dunque, ci incontriamo in mezzo nella reincarnazione. E se partiamo dalla medianità, non si sfuggi, arriviamo comunque alla reincarnazione. Perché? Perché c'è questo testo qua. Ogni persona che sente l'influenza degli spiriti è un medium. Questo è una base per il mondo dello per l'espiritismo. La medianità è una facoltà umana, o meglio, di mediare, di sentire, di percepire anche il mondo sottile, sia che questa persona abbia una facoltà spiccata, sia che se ne accorga che non se ne accorga. Questa è una facoltà umana, non c'è un medium, oh, lui è medium, io non lo sono. No, lui è allenato. Lui si è sviluppato, lui impiega la medianità e io non faccio un accidente, non ho voglia, resto come sono. Semmai è questa la differenza basilare. Poi uno ha come medianità una questione di prova e espiazione, uno può avere la medianità come una missione, uno può avere semplicemente come un compito, ognuno poi impiegherà la propria facoltà medianica in un modo diverso. Medianità non è solo stare lì a comunicare con il mondo dello spirito, ma avere anche la sensibilità e la sensitività per poter agire nel nostro mondo. Questa sensibilità e sensitività è quella che che ci fa sì, perché anche la intuizione è una facoltà medianica, che noi riusciamo a percepire ciò che ci viene dettato, aiutato dal mondo dello spirito. In parole povere, noi siamo come se fossimo dei bambini e abbiamo una babysitter che si chiama Angelo Custode, per modo di dire. E questa babysitter è sempre lì attorno, che ci aiuta, che ci ispira, che ci dice delle cose, noi capiamo qualche volta, eccetera, eccetera. Evviva! Dopodiché, scendendo nella nostra asta, qua c'è l'evoluzione. Gli spiriti migliorano verso livelli più elevati. Questa è la legge del progresso. Sì, gli spiriti si evolvono attraverso la legge del progresso. Se non ci fosse la reincarnazione, non ci sarebbe progresso nel nostro mondo. Per forza di cosa? Perché? Perché significherebbe far sì che uno nasce, vive e muore e basta, finito lo spirito. Si crea un altro spirito che nasce, vive e muore e però rimane solo con la conoscenza e con la sua base di quel lasso di tempo, di quell'incarnazione. Se lo spirito invece ritorna nel mondo spirituale, studia, si prepara e ritorna nel nostro mondo e riprende da dove è
Si era fermato, quindi c'è una crescita, un'evoluzione, e lui stesso sarà quello che porterà un'evoluzione per il proprio pianeta, perché ha acquisito nuove conoscenze, eccetera, eccetera. Se parlo troppo in fretta e se non è comprensibile, fatemi un segno, ditemi qualcosa, così mi freno un attimo. Adesso dovrò fermarmi per forza, ovviamente. Perché sono le 15:55 e dovrei finire alle ore 16, anzi, avrei dovuto finire anche alle 15:45, 45 minuti, quindi vuoi dire che ho già parlato troppo per oggi. Ma perché ci sono state appunto in top iniziale, giustamente con i video, perché può capitare naturalmente, ho voluto fare un excursus e spiegare un po' da dove proviene, perché, per come, perché stiamo parlando di principi dello spiritismo, quindi è importante sapere alcune basi. E allora questi studi, questa lezione di cui pagine abbiamo visto solo due, proseguirà nel nostro prossimo incontro che, stando a quanto io ne sappia, sarà tra 2 settimane, ogni 15 giorni. Quando si parla, adesso vorrei concludere tornando, leggendo qualche vostro commento e ritornando su un in particolare. Va bene? Leggo. Io devo recuperare qualche minuto, famosi 15 minuti accademici. Infatti, dovevo finire alle 15:45, sono le 16 quasi. I 15 minuti sono andati via. Non sono a casa mia, mi devono dire cosa posso fare. Poi c'è scritto: ma le persone che ci fanno soffrire, che responsabilità hanno poi nell'oltre? Dobbiamo accettare in terra tutte le sofferenze perché le abbiamo programmate prima di incarnarci? È una domanda molto interessante, cercherò di rispondere adesso in poche parole, anche perché poi io non so se tra 15 giorni, quando io continuerò questo studio, la stessa persona sarà connessa e quindi già cerco di dare una qualche idea adesso. Ritornando, 1, 2, 3, se ci riesco, evviva! Ecco qua, vediamo. Ah, sto diventando un'esperta a manoseare queste cose. Allora, le persone che ci fanno male, innanzitutto, fanno male perché siamo noi che permettiamo che ci facciano male. Momento. Com'è possibile questo? Abbiamo una testa per ragionare. Abbiamo un cuore che pulsa e che è influenzato dalla nostra testa, dal nostro modo di pensare. Se noi ne siamo davvero convinti che una determinata situazione ci faccia del male, ci fa del male perché ci siamo convinti anche noi, al di là delle nozioni che ci ha fatto una persona. Se una persona conosce se stessa, può trovare anche dentro se stessa un modo per far sì che un determinato evento non la ferisca così tanto come potrebbe sembrare in un primo momento. È la persona che deve imparare a venire fuori dalla sofferenza, dalla propria sofferenza, ovvero dall'incomprensione perché ha subito un torto e perché questo torto le fa male. Molto spesso il torto ci fa male perché è anche vero, o c'è una base di verità. Non a caso la psicologia moderna, transpersonale, ci parla che noi visualizziamo negli altri ciò che è un nostro specchio, un nostro doppio. Ciò che non ci piace nell'altro è perché non ci piace neanche in noi, perché a volte è un lato che noi abbiamo, seppur oscuro e nascosto, che cerchiamo di nascondere. Quindi, prima di dirci che qualcuno ci ha fatto male, dobbiamo imparare a conoscere noi stessi e capire perché quella cosa ci fa male, se ci appartiene o se appartiene all'altro. Se una persona invece, comunque la stessa persona, si comporta male con noi, è perché magari ha un punto di vista diverso rispetto a quello che noi abbiamo delle stesse situazioni. Bisognerebbe sempre vedere la cosa di entrambi i punti di vista, il nostro e quello dell'altro. Nel suo punto di vista, quella persona magari ha ragione e noi abbiamo torto. Poi, se una persona fa qualcosa per farci male deliberatamente, perché c'è il male che ci viene fatto semplicemente perché la persona pensa di essere nel giusto, non immagina lontanamente che sta facendo del male. Invece, se una persona lo fa deliberatamente, può essere una persona alla quale siamo stati noi a danneggiare in un passato o in un'altra vita passata, o può essere un limite di questa persona che lei veramente non è molto carina di animo e vuoi fare le sgambette ad altre persone, e vuoi fare male.
Però vedete quante sfumature ci sono tra il male che uno fa appositamente, tra il male che lo fa inconsapevolmente, tra il male che noi percepiamo perché siamo noi che proiettiamo quel male, tra il male che percepiamo semplicemente per una questione del nostro ego che è ferito e tra il male che lo viviamo perché non sappiamo gestire il male. È lì, non è una sola cosa. E poi dice, dobbiamo accettare in terra tutte le sofferenze. Perché abbiamo programmate prima di incarnarci, abbiamo programmate in linea di massima, ma non per soffrire di sicuro. Abbiamo programmato per imparare a convivere, per imparare a gestire. Quindi, se non impariamo a convivere, a gestire e a superare, allora è anche questo un problema nostro. Se così non fosse, le persone che hanno il nostro stesso problema sarebbero lì a star male ed essere a terra, così come noi. Dobbiamo guardare e pensare agli esempi positivi della vita, non solo agli esempi negativi. Quante persone in effetti hanno reagito in modo diverso dinanzi a un male a loro o un torto ricevuto e hanno saputo a ribaltare questa situazione. A volte è il nostro stesso orgoglio, il nostro stesso ego che non ci permette di ribaltare una situazione e di andare incontro alla persona che, tra virgolette, ci ha fatto del male. Pubblicherò un video oggi su Focus, dopo quando avrò finito. E lì c'è proprio un esempio degli errori che possiamo fare semplicemente per una mancanza di conoscenza o per una questione o un eccesso di pregiudizio nei confronti delle altre persone o di altre situazioni. Ok? Lo scopo della reincarnazione, ho già spiegato, che è quello dell'evoluzione e della crescita. Ma si ritorna in vita sempre con lo stesso corpo? Assolutamente no. Ogni volta è un corpo nuovo, anche il corpo si evolve a seconda delle nostre esigenze. Possiamo essere rossi, possiamo essere orientali, possiamo essere neri, come mulatti, come biondi, eccetera. Cambia a tutte le incarnazioni. Non è mai lo stesso, grazie a Dio. Sì, è un battito di ciglia, come ho visto un commento per quanto riguarda la reincarnazione. Ok, sì, il film c'è ancora su YouTube o su un altro canale, a volte cambiano, però non è mio compito controllare quando c'è su YouTube o no. Io ho risposto a una domanda per quello che mi era stato chiesto e per quello che so in merito. Sì, è vero, l'anima è lo spirito incarnato. E mi fa piacere che sia una delle frasi che ti è rimasta impressa, una frase del Libro degli Spiriti. Evviva! Quindi la maggior parte delle domande ho risposto, adesso davvero, tra virgolette, devo andarmene. La similitudine sta, sì, su Fox, tra 15 giorni. Poi Anna pubblicherà il suo calendario e anch'io cercherò di fare dei posti ricordando appunto il nostro prossimo incontro, la nostra prossima puntata. Io metterò anche un post in questo caso riguardante il nostro LAR su Fox. Vorrei tanto che voi poteste commentare. Mi raccomando, pubblicherò questo post e spero che possiate commentare. E Dio volendo, ci vediamo davvero o ci sentiamo molto, molto, molto presto. L'ultima cosa che leggo qua. Concordo appieno. Conviene perciò far sempre bene, almeno per non ritrovarci in una prossima vita a star male. Poco, ma sicuro. Grazie ancora. Buona continuazione, buon pomeriggio, buona serata a voi. E mi raccomando, rispondetemi su quello che pubblicherò oggi, tra poco, su Fox. Sulla pagina Facebook. Grazie mille.